Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, il tema principale di questa quarta domenica del tempo ordinario, che come sempre ruota intorno alla prima lettura e al Vangelo, è quello dell'uomo di Dio e della sua autorità e autorevolezza. Uomo di Dio profetizzato nella prima lettura e in un certo senso perfettamente incarnato da Gesù, dalla sua autorità, sia nell'insegnamento, come ci ricorda il Vangelo, che nell'impero manifestato sui demoni, che è uno degli elementi caratteristici e tipici del Vangelo secondo San Marco. Mentre la seconda lettura, che brevemente vorrei spiegare per evitare che si creino equivoci, dove San Paolo contrappone, ecco, la donna non sposata alla donna sposata, e non è certamente, come dice lui stesso, per gettare un laccio o per far sentire male chi è sposato, ma per far comprendere delle cose belle. Primo, che la relazione sponsale che vivono marito e moglie è, come dire, un pallido riflesso della relazione sponsale che chi è consacrato vive con Gesù. Vi ricordate, no? Quando due si sposano, che cosa dice il sacerdote? Stare attenti che quello che voi vivete è segno dell'amore che c'è tra Cristo e la Chiesa, e che nell'amore virginale si incarna. Cioè, una persona consacrata vive se è veramente consacrata, quindi, e qui San Paolo invita a riflettere, una dimensione sponsale nell'amore con il Signore, veramente sponsale. Cioè, come il marito, se è un marito degno di questo nome, vive in funzione del bene della moglie e viceversa, perché questo è un matrimonio riuscito, così la persona consacrata pensa soltanto a quello che gli piace Gesù. E una persona consacrata non può, una persona sposata non può vivere come se fosse consacrata, perché sennò il marito gli tira il collo, capite? Cioè, una persona che c'ha il marito non può stare tutto il giorno a pregare in chiesa, sta a pensare sempre al Signore, perché il marito dice: scusa un attimo, esisto pure io. Non solo che non può, ma non deve, perché una persona sposata, se vuole fare la volontà di Dio, deve fare di tutto per fare contento il marito. Attenzione anche ai mariti e le mogli, eh. Oggi vedo anche, grazie a Dio, qualche ometto in chiesa, c'è la par condicio su questo qui, perché i mariti devono amare le mogli come Cristo ha amato la Chiesa, lo dice sempre San Paolo, quindi perché non si creino disordini. Certo, se uno lo chiede, San Paolo era un consacrato al Signore, no? Se uno anche lo chiede a me, dice: tu sei pentito di non esserti sposato? E io dico, senza, con tutto il rispetto, guardate che io ho un amore immenso per il matrimonio, quando c'è un bel matrimonio sono la persona più felice del mondo, ma io non sono pentito di non essere sposato. A tutti quelli che dicono: ma i preti sposati, dico, guardate, per me, se mettessero i preti sposati, dico, buon divertimento, ma io non mi sposerei, e non per disprezzo verso il sacramento del matrimonio, perché non penso che le donne siano delle creature bellissime, ma perché nel rapporto sponsale con il Signore si vive una dimensione che, se veramente vissuta, ti dà quel pochino di più che non ti fa rimpiangere quel pochino di meno che tu non hai. Quindi una persona consacrata mostra questa gioia, no? Cioè, che succede tra il matrimonio e la vita consacrata? Allora, quando una coppia di sposati vede un prete o una suora, dovrebbe dire: guarda questo com'è contento e quanto vuole bene al Signore. Così io dovrei volere bene a mia moglie e mio marito. Attenzione, quando io vedo voi, quando io vedo una bella coppia, dico: guarda sta moglie quanto vuole bene al marito. Io voglio bene a Gesù quanto questa moglie vuole bene al marito. Guarda questo marito quanto prende cura della moglie. Io mi prendo cura dei miei parrocchiani, dei miei fedeli, come questo marito si prende cura della moglie. Ecco, capite? Quindi dentro la vita cristiana, ecco, tutto, come dire, si armonizza componendosi nell'orizzonte dell'amore. Quindi mi raccomando, intendiamo bene queste parole. Ora però vorrei con voi approfondire, tornando al cuore della liturgia, un po' la prima lettura, dove Mosè parla al popolo e dice alcune cose che sono molto utili anche per noi. In particolare, in questa omelia cercheremo di capire: ma chi è il profeta? Perché noi, quando sentiamo dire il profeta, cominciamo a pensare a una persona un po' strana, che hai visto quelli che sale su un pulpo, comincia a fare i proclami e annuncia l'Apocalisse, la fine del mondo, queste cose un po' particolari, no? Ma il profeta non è costui, come Mosè ci dice, no? Allora, qual era il contesto? Allora, quando Dio rivelò i 10 comandamenti al popolo di Israele,
se uno si legge il libro dell'Esodo, sotto al monte del Sinai stava succedendo, insomma, stavano succedendo dei fenomeni atmosferici un po' forti, terremoti, suoni di trombe, tuoni, quindi Dio stava manifestando, diciamo così, la sua gloria attraverso dei fenomeni che potessero in qualche modo impressionare anche sensibilmente un popolo ancora abbastanza rozzo, come era un popolo vissuto intorno a 3300 anni fa, no? Quindi sapete che Dio c'ha una pedagogia nel rivelarsi, no? Quindi li trattava un po' come, perdonatemi il termine, un po' come bambini che hanno bisogno di essere impressionati per acquisire il senso della presenza di Dio. Solo che questi poi sono spaventati. Sono andati da Mosè a dirgli: senti un po', vedi un po', parlaci un po' tu con il nostro Signore. Noi non vogliamo sentire più la sua voce perché sentiamo paura. Allora dice che io non ho da più la voce del Signore mio Dio, abbiamo sentito dire, lo potete vedere sul foglietto, e non veda più questo grande fuoco perché non muoia, perché ripeto, tuoni, fulmini, terremoti, sto fuoco grande che si vedeva sul monte Sinai mentre Dio stava rivelando i 10 comandamenti, i suoi 10 tavoli, dice, facciamo qualcosa. Allora dice il Signore, dice, va bene, niente tuoni, niente, quindi, però attenzione che ogni medaglia c'ha il suo rovescio, perché molta gente dice oggi, io ci crederei in Dio se ci fossero dei grandi segni, dei grandi miracoli. No, i nostri antenati hanno detto che non li vogliono vedere queste cose. Allora facciamo così, mi rivelerò in maniera più tranquilla, niente fenomeni straordinari, susciterò un profeta in mezzo ai fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se voi ci pensate, Gesù, quando è venuto sulla terra, poi domani durante la messa principale approfondirò il Vangelo se Dio vuole, quali segni straordinari, quali tuoni? Assolutamente nulla, no? Guardando lui tu vedevi una persona che sembrava un essere umano come tutti gli altri, certamente con un suo fascino, con uno stile un po' particolare. Certo, ogni tanto faceva qualche miracolo, questi ti facevano un po' pensare, ogni tanto scacciava qualche diavolo, anche questo ti faceva un po' pensare, però era fondamentalmente la sua missione divina mediata attraverso la normalità della sua natura umana. Gesù parlava con una voce come la mia, più bella, più soave, più dolce, ma voce umana, parlava una lingua ben precisa, che era l'aramaico, perché stava in Palestina, stava, capite? Quindi, quindi chi è il profeta? Non è il profeta una persona strana che fa cose strane o che parla del futuro. È colui che parla in nome di Dio, è il mediatore, è colui che il Signore incarica di essere suo tramite. Non ti parla direttamente il Signore, ti parla attraverso la voce udibile di un profeta, cioè uno che ti annuncia quello che Dio pensa e quello che Dio vuole. Allora, responsabilità del profeta: lui deve fare esclusivamente quello che Dio comanda e niente di più e niente di meno. Responsabilità dei destinatari è grande: se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Quindi se il Signore ci manda, e ce l'ha sempre mandato, sicuramente ci sta in giro tanta gente anche oggi che può, diciamo, in questo senso attribuirsi il titolo di profeta, ti manda qualcuno che ti parla in suo nome e tu non lo ascolti, quando morirai il Signore ti dirà, non ti dirà perché non hai ascoltato la mia voce che ti ho parlato in diretta, perché non hai ascoltato, non lo so, quella persona che ti ho mandato, quel santo, quel prete, non lo so, quel frate, quel vescovo, d'accordo, quel non so chi, quel laico carismatico, non lo so chi è, qualcuno che ti parla in suo nome. Ora c'è solo una cosa che noi dobbiamo fare attenzione: riconoscere un profeta come vero profeta. Chi è il vero profeta? Il vero profeta è colui che ti parla in nome di Dio. E come faccio io a capire se un profeta mi parla in nome di Dio oppure a nome proprio? Noi abbiamo dei criteri di discernimento certissimi. Allora, alcuni sono oggettivi e altri sono soggettivi, e così chiudiamo. Per esempio, il Vangelo ci dice, facciamo un passaggio breve, che Gesù parlava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Che differenza c'era tra Gesù e gli scribi? È Gesù stesso che in un'altra parte del Vangelo lo spiega. Dice, guardate,
Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Fate quello che dicono, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Quindi non sono molto credibili. Allora, un segno di credibilità del profeta è se quello che ti annuncia in nome di Dio, lui per primo lo fa. Capite? Io dico sempre ai miei fedeli, se io dal pulpito comincio a dire, a parlare, che tra di noi dobbiamo praticare la carità fraterna, e poi io esco da qui e qualunque persona che incontro sono un rospo e sono un cafone, ma quando mi sentono fa una predica, ma chi mi ascolta? Ascolta qualcuno? Oppure qualcuno che magari può essere un po' intemperante si alza in piedi e dice, senti un po', comincia tu che dopo te veniamo dietro pure noi. Quindi l'autorevolezza dipende dal fatto che si vive già una vita conforme ai voleri di Dio. Poi c'è un'altra cosa che è ancora più oggettiva, è un po' più difficile se non abbiamo una buona formazione da verificare. Uno che ti parla in nome di Dio, tu lo puoi controllare oggi, perché come dissero, sapete, quando ero io a San Giovanni Paolo II, ogni tanto si sentivano, un tempo un po' particolare stiamo vivendo, no? Teologi che se ne uscivano con qualche idea strana, qualcuno andava anche sui giornali, forse qualche nome lo sapete, ma non li voglio dire dal pulpito perché sarebbe una mancanza alla carità, no? E allora a volte qualche fedele era un po' disorientato, dice, ma il teologo X ha detto che non esiste l'inferno, il teologo Y ha detto, che non so, che la contraccezione si può usare. Gente studiosa. Allora San Giovanni Paolo II disse, alt, ognuno ha il diritto di esprimere le proprie idee, le proprie opinioni, anche se un teologo cattolico ha l'obbligo morale di insegnare la dottrina cattolica, non quello che gli frulla per la testa. Ma se tu vuoi essere certo che quell'insegnamento è un insegnamento che viene da Dio, apri il catechismo della Chiesa cattolica. Proprio così disse, eh? Avete visto il catechismo che lui stesso promulgò? Allora, una persona ti parla a nome di Dio se canta dentro il coro, perché la Chiesa ha 2000 anni di vita in cui la rivelazione pubblica di Dio è stata piano piano sviscerata, spiegata, compresa. Ci sono 21 concili che sono stati fatti ecumenici e, mi ricordo, Papa Francesco mi pare che è il numero 265 dei successori di Pietro, non vorrei dire una sciocchezza. Insomma, ci stanno oltre 250 papi che hanno parlato autorevolmente a nome di Gesù. Quindi se qualcuno canta fuori dal coro, se voi sentite dire qualche cosa di strano e la coscienza ci avverte, attenzione, dice, che bello, questo personaggio è un pochino aperto, d'accordo, la Chiesa si sta aprendo, fermi tutti, verifichiamo prima che sia un fatto che riguarda tutta la Chiesa e non l'opinione personale di una singola persona, perché Dio dice, il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, e certamente Dio non comanda di dire ciò che è contro la sua volontà, quel profeta dovrà morire. Non solo non bisogna ascoltarlo, perché non è un vero profeta, ma quel profeta dovrà morire. Ecco, quindi facciamo sempre molta, molta attenzione, perché questa povera Chiesa, che molte volte viene bersagliata, attaccata in vari modi, è in realtà una grande famiglia, è una grande madre che ci fa stare tranquilli, capite? Perché, ripeto, quando una voce canta nel coro stiamo tranquilli, quando sentiamo qualcosa che non va pensiamoci due volte, perché a volte in altri passi del Vangelo i falsi profeti, dice Gesù, sono molto intelligenti, quindi non si presentano come tali, vengono da noi in maniera molto molto elegante, molto molto persuasiva, e non è facile riconoscerli. Però ci sono sempre queste due spie, ricordiamole sempre: una vita coerente e santa e una fedeltà alla rivelazione così come Dio l'ha data. Cioè, io che sono un prete, per esempio, io questo l'ho sempre detto ai miei fedeli, quando parlo d'acqua sopra, se io per assurdo, non è vero, ma ci avessi una cosa su cui non sono tanto d'accordo, ma io non la posso dire, capite? Perché io sto qui, non a nome mio, io sto qui come ministro della Chiesa Cattolica. Chi viene a messa c'ha il diritto di sentire dal pulpito quello che insegna la Chiesa, non quello che dico io, capite? Non si può fare. E se uno si azzardasse a farlo, passerebbe i guai con nostro Signore, d'accordo? Perché non, sarebbe un abuso di potere. Un prete non può fare una cosa di questo genere, capite? Perché deve parlare sempre in nome di Dio dentro il coro della Chiesa.
Abbiamo questa prudenza, insomma, perché qualche voce fuori dal coro purtroppo negli ultimi anni si è ascoltata, grazie a Dio siamo sempre sicuri e tranquilli, ecco. E però abbiamo anche il discernimento di saper riconoscere i profeti che il Signore ci manda e di accoglierli, ecco, perché, ripeto, se qualcuno non ascolterà le parole che l'uomo di Dio, che Dio stesso ci manda, dice in suo nome, gliene sarà chiesto conto. Chiediamo a Maria Santissima che ci doni il discernimento per saper sempre riconoscere gli uomini che ci parlano a nome del Signore e la docilità del cuore per poterli ascoltare e mettere in pratica quello che ci insegnano. Siano lodati Gesù e Maria.